Bonjour, va bene, no, parole pure mio, cioè, ma questi credono che noi veniamo dalla Babuasia, cioè praticamente il paese degli scemi, eh? Non ho parole, non ho parole, già dall'altro giorno iniziarono a dire, è in dubbio la positività. Oggi, chissà come mai, è arrivato il carissimo Don Verme e siamo risultati positivi. Ma vedi un po', ma vedi che combinazione, proprio oggi doveva capitare. Vabbè. Ma loro credono che veramente siamo deficienti. Perché come noi non sappiamo che Acquaviva è un ospedale più o meno di pari merito a quello della Casa del Sollievo e non sappiamo che le terapie che fanno più o meno sono identiche e la professionalità più o meno identica. Quell'ospedale ecclesiastico è uno e l'ospedale ecclesiastico è l'altro. Cioè, ma loro che credono che siamo degli imbecilli? Il fatto del trasferimento che è stato richiesto con tutta la tua voglia e la volontà che io ho apprezzato all'infinito è per lo stare insieme, per trovare una soluzione su quello da fare nel futuro, ma noi mica ci fermiamo lì ad Acquaviva, all'ospedale. È ovvio che lì noi valuteremo il tutto, il percorso da fare, ma di questa cosa noi ne abbiamo già parlato. Infatti, ecco perché lo studio che dobbiamo fare, che dobbiamo approfondire, che dobbiamo capire, ma questo lo possiamo fare ovviamente stando insieme, chiedendo, informandosi, parlando, colloquiando con altri medici. Ma se sto coglione non mi dà la possibilità di farlo, io come cazzo devo fare ad aiutare? Cioè, capito? Acquaviva era un punto di riferimento per poter accedere all'interno dell'ospedale per poter parlare. A meno che, ma la vedo impossibile come cosa, mi danno la possibilità di entrare e venire a San Giovanni. Certo, non è come Acquaviva che posso venire tutti i santi giorni, magari pure 2 o 3 volte al giorno, voglio dire. Però, voglio dire, ho la possibilità di colloquiare insieme a mio fratello, di capire, di vedere, di risolvere, di trovare soluzioni, altre soluzioni, altri sistemi di cure, altri ospedali presenti nel mondo, ma io ho bisogno, ovviamente, di confrontarmi. Vabbè. Vabbè, cuore mio, facciamo come hai detto tu. Aspettiamo venerdì. Aspettiamo, vediamo cosa dicono. Non se ne venissero queste stronzate che non ti possiamo spostare perché così, colà. Anche perché per giunta noi martedì dovremmo avere anche la stanza singola. Quindi alla fine non è come cazzo dicono loro, hai capito? Questa fantomatica positività che è uscita dal nulla. E comunque voglio dire, a parte il reparto tra venerdì e sabato, c'è anche il discorso della stanza singola. L'unica preoccupazione che io ho è ancora questi, hanno già comunicato al Miulli che non è possibile spostarlo in quanto il paziente è positivo. Questa è l'unica preoccupazione. Quindi magari quel posto che si è liberato viene occupato da altri e quindi diventa verosimilmente impossibile trasferirsi perché è stato già occupato. Ecco, questa è una cosa che mi. Questa è la cosa, diciamo, che mi preoccupa. Però vediamo un po', dai, come dici tu, vediamo un po'. Vediamo entro venerdì come si evolvono le situazioni. Ecco perché questo stava sempre a rompere i coglioni, a telefonare, a telefonare, a telefonare. Addirittura, vedi, un'altra cosa.
Dice, non mi sembra il caso di portarlo ad Acquaviva, perché Acquaviva lo porterà, ah no, gli ha detto Lanto, se si trasferisce ad Acquaviva ti renderò responsabile dell'eventuale cattiva fine che possa fare mio figlio, cioè, capito? Non ho parole, capito? Dice va bene, dice si può spostare, magari lo portiamo in qualsiasi altro ospedale migliore, capito? Però non è che dice vabbè, dai, digli a Franco di fare un salto qui all'ospedale a San Giovanni in modo tale che con Harry parlano e trovano una soluzione differente che non sia quella di Acquaviva. Non lo dice, capito? Non lo dice questo perché quello è un verme, è una persona che come hai sempre detto tu, va sempre in giro con queste valigie, la valigia, Franco così, Franco colà, Franco due valigie, Franco una valigia, Franco se non te ne basta una te ne do due, l'importante è che tu vieni a lavorare con me, io ho bisogno di te come il pane. A quest'ora avresti avuto le tasche piene di soldi, cioè, capito? Allora io dico una cosa: se tu veramente ci tieni, no? Cosa proprio paradossale come cosa, e non ci crederò mai, allora dici, Franco, facciamo una cosa: dedicati a mio figlio, che è la cosa più importante della mia vita, capito? Perché tu lo sai, Don Berme, quanto io ed Enrico siamo uniti, quanto io ed Enrico vogliamo un'unica cosa, quella di stare insieme. E allora, se veramente vuoi farci felice, se veramente vuoi aiutarci, se veramente ci tieni alla vita di mio fratello, nonché di tuo figlio, solo sulla carta, allora, dillo, manda un messaggio a Lando, digli a Franco di presentarsi a San Giovanni, che lo faccio entrare in modo tale che parla con Henry. Questa è l'unica cosa che dovrebbe fare. Non che viene, valigie, non valigie, pronto per partire, partiamo insieme, c'è un jet privato che ci aspetta, tu mi servi come il pane. Tu sei in gamba, tu così, tu questo lavoro lo faresti alla grande. Ma che cazzo vuoi? Cioè io voglio mio fratello, io voglio l'unica cosa al mondo che io in questo momento voglio è vedere mio fratello che prende il percorso, la via giusta per la guarigione. Capito, cuore mio? Questo è il da farsi. Ha rotto i coglioni, ma veramente non ce la faccio più, veramente sono preso delle volte dall'ira, dalla rabbia di prendere un'ambulanza e venirti a prendere e dire non mi rompete i coglioni, toglietevi davanti ai coglioni tutti quanti che mio fratello deve entrare in ambulanza, che me lo devo portare via. Cioè, ma veramente mi fa girare i coglioni, ma lo sai quante volte l'ho pensato? Vabbè, cuore mio, questo è uno sfogo. Per la rabbia che ho in corpo, però noi dobbiamo essere, come dici te, molto più intelligenti e più sereni e dobbiamo agire con serenità, perché sappiamo benissimo che a noi l'agitazione non ci fa assolutamente bene. Quindi vediamo un po', vediamo che dicono venerdì, anche perché voglio dire, qualcosa la diranno, non è che possono stare zitti. Poi, in base a quello che ci dicono venerdì, ci regoliamo sul da farsi. Va bene, cuore mio. Come dicevi te un tempo, che se io accettassi di collaborare con lui, si aprirebbe il mondo intero, avrei permesso a toccare tutto ciò che è di mio fratello, a fare tutto quello che voglio di mio fratello, capito? Solo perché collaboro con lui. Va. Allora, stato. Vediamo che c'è di bello.
Iniziamo. Non dobbiamo pensare che tutto ciò che ci accade è sempre volontà di Dio, perché Dio non vuole certo che noi soffriamo o che siamo preda della cattiveria umana, ma resta vero che anche le nostre sofferenze passano strade che sono occasioni di amare ed essere amati. Non c'è niente. Questo è da ridere. Lui seduto in salotto che guarda la TV. No, no, non entrare in quella chiesa. Lì dalla camera da letto. La finisci di guardare questi film horror? Che stai guardando di così terribile? Lui risponde. Il video del nostro matrimonio. Mambo. La ciccia. Vabbè, sempre sul sentimentale. L'attrazione mentale batte senza dubbio quella fisica. Due menti che entrano in sintonia creano un'intesa tale da far paura a chiunque. Noi ne sappiamo qualcosa, guarda. Se ti offro la parte migliore di me, se ti parlo di me, dei miei pensieri e di quello che il mio cuore desidera, se condivido con te le mie gioie e i miei dolori, se sei nei miei pensieri e parole, allora sì, sei importante. Il grado di libertà di un uomo si misura dall'intensità dei suoi sogni. Sempre la ciccia. Vediamo il filosofo. Prima di valutare ciò che ti dicono, valuta anche chi te lo ha detto. E noi ne sappiamo alla grande quello che è successo oggi. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile sempre. Questo l'avevamo già letto in passato. Nessuno è migliore di qualcun altro. Ognuno, a modo suo, è speciale. Giuseppe, le partite. E basta, nient'altro qua. Abbiamo finito gli stati oggi. Vabbè. Vabbè, core mio, dai. Un po' di pazienza. Oggi siamo a mercoledì, giovedì e venerdì. Vediamo un po' cosa succede. E questa febbre costante sinceramente mi fa girare le balle. Sicuramente voglio dire, loro sanno cosa stanno curando, ma io credo che non siano stati abbastanza chiari. Sì, ci hanno detto il fatto, l'infiammazione e quant'altro. Spero che così come dicono, insomma, perché comunque alla fine. Chi stiamo, perché leggevo anche, insomma, che chi è affetto da febbre durante il ciclo di chemio se la porta veramente per tanto, 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 tanto tempo. E questa cosa un po' mi infastidisce, insomma. E lo so, cuore mio, tu dici devi vedere a me, e lo so, cuore mio. Ecco perché bisogna il mio pensiero ancora abbiamo altro infettato, che ne so, un ago, qualcosa che provoca questa tipologia di infezione. Capito? Oltre che magari è vero che i sintomi sono quelli dell'infiammazione al fegato, perché il senso di spossatezza, il senso di essere stanchi, il senso di voler sempre dormire è causa appunto dell'infiammazione al fegato.
Quindi spero proprio che stiano curando questa infiammazione e che vada via il prima possibile. Anche perché voglio dire, alla fine tu sei consapevole, sei lucido mentalmente. Quindi non è un problema attinente, sai, dice, oppure che ne so, lo stato delle metastasi, queste cose le abbiamo tutte controllate. Quindi quello che ci resta solo da capire è il fatto che effettivamente è un'infezione dovuta comunque all'assunzione di questi farmaci molto tossici, che ci porterà via un po' di tempo affinché non venga curata questa infezione. Io spero con tutto me stesso che stiano facendo, come si dice, un lavoro appropriato per la disintossicazione e l'eliminazione di questa infiammazione. Ecco, perché se è così, tra qualche giorno non dovremmo avere più problemi. Va bene, non ti preoccupare, cuore, non c'è nessun Covid che vogliono nel culo, cioè sono solo dei coglioni, capito? Perché giustamente, capito, loro hanno davanti il benefattore, capito? E noi invece siamo i malvagi, capito? Io, tu, l'Anto, siamo i malvagi, capito? Lui è il benefattore. Tutto quello che circonda lui è tutto fatto in benevolenza. Cioè, ma ti rendi conto, cuore mio, che mondo di merda. Vabbù, cuore mio, dai, aspettiamo venerdì e poi dopodiché ci regoliamo sul da farsi. Vediamo cosa dicono. Perché io mi aspetterei da parte loro o da parte del Don Verme se veramente ci vuole bene, ma ho veramente grossi, grossi, grossi dubbi, ma dubbi atroci, proprio così, è una cosa impossibile da immaginare, è che dica a loro, chiamate Franco e fate venire Franco così ne parla lui domani. Questa è l'unica cosa che può dimostrare effettivamente se ci vuole una briciola di bene. Solo questo. Va bene, cuore mio? Beh, mangia perché ha detto l'Anto che dovevi mangiare, ok? E ci sentiamo dopo. Senza tran con tranquillità, cuore mio. Questo è un po' il parlare, perché comunque ci dobbiamo confrontare, dobbiamo parlare. Io sono solo imbestialito del fatto che non posso parlare direttamente con te. Mi sento in prigione, ecco. Il fatto di non poter far nulla, il fatto di non poter agire, mi sento impotente. Però presto, io spero già venerdì che possano cambiare le cose. Va bene, cuore mio? Beh, ci aggiorniamo dopo. Ti voglio un mondo, 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 mondo di bene e non ti preoccupare. Aspettiamo, vediamo, aspettiamo. Tanto questi 2 o 3 giorni sono. Vediamo come si mettono le situazioni. Dopodiché siamo liberi di decidere quello che vogliamo. Ok? Non siamo in prigione, cuore mio. Non siamo in prigione. Va bene? Beh, un bacio, un cuore e un abbraccio. Ciao, cuore mio. A dopo. Ti voglio bene, se sai. -2 giovedì e venerdì e vediamo un po' che succede. Va bene? Ciao, fratello mio.